In questa vicenda abbiamo fatto una ricostruzione storica che ha portato a questo grave dissesto finanziario e non si può ricondurre tutto esclusivamente all'acquisto Banca Anton Veneta, sebbene questo sia probabilmente l'operazione più spericolata e più grossa che la banca abbia mai fatto, che ha portato più, come dire, perdita di ricchezza dell'Istituto Senese, della sua fondazione. Vi invito quindi a leggere tutta la relazione perché forse per più del 90% le relazioni sono uguali. E il collega Mars sa come abbiamo sviluppato questi testi, si ricorda benissimo anche, come dire, l'impegno che tutto il gruppo ci ha messo, i commissari stessi. Quindi vi invito veramente a leggere le relazioni entrambe e anche tutta la parte corposa degli allegati. Riguardo a quanto detto il collega Scaramelli, è giusto perché lui rileva che tra gli oggetti dell'indagine c'era quello di indagare anche la correlazione tra Regione Toscana e questo sistema. Lo abbiamo fatto nelle cosiddette partecipate con al loro interno la Banca Monte dei Paschi di Siena. L'abbiamo fatto anche individuando la responsabilità nell'assenza della Regione Toscana, quando doveva vigilare sui propri nominati. Ed è tristemente noto che la Regione Toscana non si è mai costituita parte civile, l'abbiamo scritto nella relazione conclusiva, nei vari processi in corso, e soprattutto non è mai stata attivata una commissione d'inchiesta regionale su questa vicenda. Sebbene sappiamo che la Commissione d'inchiesta regionale non ha gli strumenti di una Commissione d'inchiesta parlamentare, ma mai quest'Aula ha sentito la necessità di attivare una Commissione d'indagine per accertare quello che stava succedendo. È vero, il MEF è il primo azionista. Noi pensiamo che lo sia la Repubblica Italiana attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ed è per questo che, sentendoci tutti azionisti della Banca Monte dei Paschi attraverso la nostra Repubblica, pretendiamo che il potere esecutivo segua gli indirizzi di quanto espresso dal Parlamento. Non è una speculazione politica aver richiesto questa commissione d'inchiesta, l'abbiamo potuto fare noi come Movimento 5 Stelle, forse perché siamo l'unica forza politica a avere le mani libere. Non lo so, io parlo per noi, sicuramente siamo arrivati noi per la prima volta, abbiamo attivato questa commissione d'inchiesta, grazie all'appoggio delle opposizioni e grazie a un regolamento che spero non venga mai modificato, che ci ha permesso di attivare questa commissione d'inchiesta senza il voto di aula. Nei limiti della commissione d'inchiesta, abbiamo detto, sono limiti grossi, non abbiamo i poteri di un tribunale e di una procura per fortuna, però siamo una commissione d'inchiesta regionale, nella nostra attività anche le valutazioni più politiche le abbiamo fatte su una base scientifica, documentale, di audizioni, ma anche di analisi di libri e di articoli di giornale, più altre fonti documentali. Quindi non è vero che non c'è nessun elemento che possa dimostrare quanto accaduto e le responsabilità che abbiamo accertato. Abbiamo accertato le responsabilità che anche il collega Fattori ha votato nella relazione conclusiva. Cose già note, niente di nuovo. Abbiamo ricostruito un mosaico di tasselli conosciuti, come diceva il collega Borghi, ma è questo mosaico che ci fa dire che noi oggi non stiamo puntando il dito su il sistema dei partiti, non solo su quello, o su determinati poteri forti, o sull'assenza degli organismi di vigilanza, ma puntiamo il dito sull'intero sistema, su questo intreccio diabolico che porta sempre i risparmiatori ad essere i veri truffati da questo sistema, perché noi abbiamo accertato che in ogni operazione più spericolata venivano raccolti risparmi per poi fare operazioni spericolate, appunto, ma soprattutto venivano dati crediti facili a persone vicine a partiti o affiliate a determinate logge o altri poteri forti. Allora è per questo che abbiamo chiesto fuori i nomi, l'abbiamo chiesto con una lettera, la banca non ci ha mai risposto. Potremmo chiederlo più avanti che come consiglio, fuori nomi, diteci chi sono i nomi di queste sofferenze, di chi sono i nomi di questi 47 miliardi di crediti deteriorati. Perché non ci vengono detti? Forse dentro ci sono anche enti pubblici, forse dentro sicuramente ci sono, forse dentro ci sono anche grandi gruppi industriali. Nella nostra relazione abbiamo parlato del caso Sorgenia, di alcune operazioni dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, sappiamo quello che è noto dalla stampa e l'abbiamo scritto. Allora, quando parliamo di nazionalizzazione, e il collega Maras giustamente dice, la nazionalizzazione avvicina la politica della banca, ma la politica non è i partiti, la politica con la P minuscola sono i cittadini, sono i cittadini. Allora, solo un'analisi deviata può concepire le istituzioni ad uso e consumo di chi vince le elezioni. Quando noi parliamo di nazionalizzazione della banca, vogliamo la massima espressione istituzionale di un istituto pubblico, che non può essere al servizio di governi perché i governi passano ma le istituzioni rimangono.
Allora oggi siamo qua, vi ringrazio, a dibattere in modo dialettico, ed è un caso raro che avviene in questo Consiglio, sull'azienda toscana più importante e più grossa del nostro territorio, 27.000 lavoratori. Ed è per questo che ci siamo presi l'incarico di raccontare la verità. La verità di questa vicenda è pretendere discontinuità, pretendere onestà, pretendere trasparenza e pretendere terzietà. Chiudo l'intervento con un grido d'allarme su quello che sta avvenendo in questi giorni. Guardate, signori, che la vicenda Monte dei Paschi è una vicenda estremamente attuale. Perché noi denunciamo che c'è continuità con il passato? L'amministratore delegato Morelli fu sanzionato per un comportamento di particolare gravità dalla Banca Italia nel 2013 ed emerge, da quanto si legge sui giornali, che non abbia i requisiti previsti dalla legge per ricoprire l'incarico di amministratore delegato. Il Morelli non è idoneo per ricoprire quel ruolo. Perché il Presidente del Consiglio Renzi, attraverso quella telefonata di Padoan, lo ha voluto ai vertici di questa realtà, di questa banca, nella quale ci lavorano 23.000 lavoratori? L'8 ottobre 2013 Banca Italia lo ha multato per 208.500 euro per gravi irregolarità commesse nell'operazione Fresh, quando era vice direttore generale della Banca Monte dei Paschi. Guardate che l'operazione Fresh è quell'operazione collegata all'acquisto di Banca Anton Veneta. Ed ecco l'attualità. Nel 2018 scandano quei bond che hanno visto 40.000 risparmiatori investire 1 miliardo e 600 milioni di euro in questa operazione. Circa 1 miliardo di euro ce lo mise JP Morgan attraverso questa operazione Fresh. Il Morelli venne multato per questa operazione. Allora attenzione, perché gli ispettori sostengono che non c'è stato l'integrale trasferimento a terzi del rischio di impresa, per cui quei 950 milioni di euro non potevano essere considerati un vero rafforzamento patrimoniale. Quindi tra le righe si legge che venne fatto un favore alla JP Morgan, e questo non possiamo permettere che continui ad essere attuato. Allora vi invito a fare una seria riflessione e eventualmente anche richiedere attraverso i vostri canali un passo indietro, che il governo si muova perché l'amministratore delegato faccia un passo indietro, perché il 14 si esprimerà il Consiglio di amministrazione, ma subito dopo si esprimerà anche Banca Italia, e noi temiamo che l'assenza di quei requisiti di terzietà, eccetera, eccetera, come prevede la norma, non sia soddisfatta, e quindi Morelli sembrerebbe non idoneo a coprire quel ruolo. Ed ecco l'attualità di questa vicenda. Non si riesce ad affrontare la questione con strumenti diversi dal passato. Vi ringrazio per questo confronto franco e onesto, ce ne saranno altri anche pubblicamente, saremo chiamati a raccontare di questa storia. Io condivido che abbiamo faticato molto anche nelle virgole, a scrivere la stessa oggetto della commissione d'inchiesta. Mi ricordo la prima seduta che è agli atti con questo duro scontro col Marras, però tutto sommato devo dire che il comportamento di tutti è stato, fino alla stesura delle relazioni finali, che sapremo che avrebbero avuto diverse vedute, è stato estremamente improntato sulla correttezza e sulla terzietà. E quindi sicuramente questa esperienza è un'esperienza da ripetere.